Sono Giorgio Messina e sono qui per parlarti di Arrival, un film veramente splendido. Vorrei cominciare col dire che quando sono andato a vedere il film in anteprima non sapevo assolutamente nulla. Non avevo visto il trailer, non avevo letto la trama, non sapevo nulla, buio totale. Devo dire che è stata veramente una fortuna, in quanto molte volte i trailer ti rovinano un po' il film, mostrandoti alcuni pezzi della trama, delle situazioni che tu poi guardando il film dici «Ah, ok, ho capito». Fortunatamente non l'ho fatto. Donna Stelucci... ti accecano. Guardando il film ho pensato, come faccio a fare la recensione, perché più che recensione è una mia opinione personale sul film, come faccio a farlo? Perché è un film molto complesso e tutto unito, concatenato, e quindi anche sbagliando una sola parola spoiler tutto il film, quindi sarà molto difficile farlo, cioè farvi capire quanto questo film mi è piaciuto, perché mi è piaciuto davvero tanto. Cominciando a parlare del film, potrei dire che è un'unione di scienza, fantascienza, sociologia, linguistica, tutto messo assieme, formando anche una pseudo verità fisica, perché tutto il film si basa su due teorie reali in realtà. Una, se non ricordo male, di Einstein, però non ho la memoria per ricordarmelo così bene, e una teoria di un linguista sociologo di cui assolutamente non ricordo il nome, che vi verrà spiegata nel film, perché davvero non so come dirlo senza farvi spoiler sul film. Perché faccio la recensione all'1:30 di notte? Partendo dal trailer che sicuramente avete visto, il film racconta la storia di questa signora, di questa donna famosa linguista, che viene chiamata dall'esercito, o almeno richiamata dall'esercito, per risolvere un problema linguistico con questi alieni che arrivano sulla Terra. Da qui parte la nostra avventura, un'avventura di fisica e linguistica messe assieme, anche perché ci sono due personaggi principali, lei e la sua controparte fisica, che lavoreranno assieme, più vari team all'esercito eccetera, per risolvere questo problema di comunicazione con gli alieni. Quindi tutto il film si basa su questa ricerca scientifica e linguistica per riuscire a comunicare, perché la comunicazione è alla base di questo film e anche della vita in realtà. Ogni tanto, riguardando gli appunti, mi chiedo perché scrivo così male, perché quando li reggo a casa poi non capisco assolutamente nulla. Una cosa che per tutto il film mi ha fatto pensare, mi ha bruciato il cervello, è la bambina che vediamo anche nel trailer, che è palesemente la figlia di lei, il cui nome non è mai stato detto. Io a un certo punto del film, non racconto assolutamente nient'altro perché sennò vi rovino il film, ho pensato, questa bambina si deve chiamare assolutamente con un nome palindromo. E verso la fine del film scopriamo che il nome, scopriamo, lo dice lei, che il nome della bambina è Anna. Anna in inglese, come in italiano, è un palindromo. Quindi ho detto wow, uno. Due, la bambina chiama papà, che in italiano non è proprio un palindromo, ma in inglese sì, perché è dad, quindi D-A-D. E ho detto, oh mio Dio, e mamma, perché poi la bambina dice anche mamma, mamma in italiano non è un palindromo, in inglese mother non sarebbe un palindromo, però lei, suppongo, perché io il film l'ho visto in italiano sfortunatamente, suppongo dica mom, quindi sì, mom, mam, quindi M-O-M, ed è anch'esso un palindromo, cioè tipo questa cosa è... In quel momento ho tipo sbavato, svenuto, pianto, vomitato. Negli appunti è presente questa scritta con mom, dad, Anna, sono palindromi, wow. Aborigeni. Ah, ecco cosa c'è scritto, aborigeni. C'è una frase nel film che mi ha particolarmente fatto sorridere, che è la seguente. Devo leggere perché non me la ricordo. La storia degli aborigeni non è vera, ma supporta la mia teoria. Quindi tipo, cazza bubbola, però mi credi. Bene, io non so assolutamente cos'altro dire del film, perché è veramente difficile. Quando lo vedrete capirete che una parola sbagliata di questo film rovina l'intera esistenza, l'essenza più che l'esistenza, l'essenza del film.
perché si basa tutto su cubetti che si costruiscono uno sull'altro, e se tu togli un cubetto dalla base, la torre crolla. Quindi per me è stato veramente difficile cercare di dire qualcosa che in realtà non ho detto, perché non ho detto assolutamente nulla in questo video, però non sapevo veramente come farvi capire che questo film è stato veramente bello. Io l'ho apprezzato tantissimo e non dubito che rientri nella mia top 10 di film più belli che abbia mai visto, perché sarà che mi ha trovato in un momento preciso in cui film del genere possono piacermi veramente tanto, sarà anche che una trama del genere a me piace personalmente, perché vado pazzo per scienza, fantascienza, logica, perché c'è anche molta logica in questo film, che tutto si collega insieme a teorie fisiche, sociologiche, linguistiche, tutto collegato. Mi ha fatto veramente uscire di testa, mi è piaciuto tantissimo, e appunto appena uscirà al cinema, credo dopodomani, credo, lo andrò a rivedere assolutamente, perché voglio riviverlo ancora. In realtà vorrei vederlo in inglese, perché in anteprima sfortunatamente l'ho visto in italiano, però in inglese lo riguarderemo fra un po'. E andate a vederlo, cioè assolutamente, vederlo assolutamente. Ne ho discusso poi anche con altri che sono venuti con me all'anteprima ed è piaciuto praticamente a tutti. Magari qualcuno diceva che la trama era un pochino morta, un pochino lento, però la lentezza di questo film, che poi non è lento, è per farti vivere passo passo la struttura del film. Pazzesco, mi è piaciuto davvero tanto. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se avete dei consigli e o commenti, scrivetelo pure qui sotto. Piazzate un bel pollicione in su, che fa sempre comodo. Condividete verso l'infinito ed oltre, anche verso gli alieni, i octopedite, non so, una roba del genere. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Io non so assolutamente cosa dire di questo film, perché cazzo è bello.